È stata una notte di paura a Bianzano. Alte fiamme si sono sprigionate nell'area dove si svolgono le feste e hanno letteralmente divorato la struttura polifunzionale in legno del campo sportivo. Intorno all'una, alcuni residenti della zona del castello hanno avvertito un odore acre di bruciato e hanno sentito dei rumori. Si sono affacciati e hanno visto salire il fumo. In pochi minuti il rogo ha guadagnato terreno e ha distrutto tutta la struttura, interamente allestita in legno su una base di cemento armato. Si tratta dello spazio che dall'8 all'11 agosto avrebbe dovuto ospitare la festa della birra. Nella struttura non c'era alcun allacciamento dell'elettricità, nessun frigo acceso. Nulla che avrebbe potuto causare un cortocircuito. In questi giorni, infatti, i volontari in Hauteur de Biançà stavano solo trasportando alcuni alimenti non deperibili, in preparazione della festa. Sul posto sono giunte immediatamente 6 squadre dei vigili del fuoco, da Lovere, Gazzaniga e Bergamo. I pompieri hanno lavorato fino all'alba per spegnere le fiamme, ma la struttura è andata del tutto distrutta. In mattinata è avvenuto il sopralluogo dei carabinieri di Casazza. Al momento non si esclude l'origine dolosa, anche se non sono state trovate tracce riconducibili a un'azione volontaria.